Grazie anche a Giorgio Resta, credo che ovviamente non poteva darci la regolamentazione ideale come provocatoriamente gli avevo chiesto, però ci ha dato qualche cosa forse ancora di più importante, la complessità della regolamentazione, l'importanza dei soggetti coinvolti che sono tanti, pubblici, privati, la responsabilità e la responsabilità diffusa e forse anche il limite, perché io voglio richiamarlo questo. È molto chiaro, almeno a me è sembrato molto chiaro il fatto che il limite alla regolamentazione è il rispetto dei diritti fondamentali. Sì, una sovradeterminazione della proprietà rispetto ai diritti costituzionali, questo è un problema, forse anche un problema dei diritti materiali che secondo me rientrano tra i diritti costituzionalmente protetti, ma insomma anche di questo avremo modo di parlare in un altro momento. Credo che il quadro sia stato molto ricco. A questo punto io penso che spetti agli autori e ai curatori del libro dirci qualche cosa. Io non so con che ordine Giovanna De Minico può iniziare e poi a seguire i curatori. Tanto per trattenervi, mi dicono che quando abbiamo concluso i nostri lavori, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni ci darà un cocktail, non so bene cosa ci diano, ma insomma nella stanza a fianco ci sta qualche cosa per chi resiste fino alla fine, però dovete resistere fino alla fine. Giovanna, a Prova di te, è una prova resistenza di allora. resistenza. Allora, prima cosa voglio ringraziare l'autorità per le garanzie nella persona del presidente Cardani, nonché dell'amico Antonio Nicita per averci ospitato e dire anche che questa iniziativa nasce da un, diciamo, felice accordo che si è creato tra questo centro interdipartimentale che lega alcuni giuristi della Federico II e alcuni ingegneri, e qui è appunto presente, non so se lo sia ancora, Giorgio Dentre, che si chiama Hermes, che ha fatto appunto questo felice accordo con un altro centro di ricerca romano, che è il codice di Internet, che ha invece come presidente Gambino. Ora, brevemente, perché abbiamo pensato di fare questo incontro? Proprio come primo atto di questa, diciamo, felice aggregazione tra questi due centri, perché ognuno di noi con diverse sensibilità giuridiche, abbiamo appunto sentito costituzionalisti e civilisti, riteniamo che sulla rete ci sia una forte appunto combinazione di tanti elementi del diritto, non solo del diritto ma anche della tecnica, perché è proprio vero che non si possono, prima ci provocava il Presidente, non si possono stabilire delle regole adatte alla tecnica se non si capisce il meccanismo della tecnica. Io sono poi molto convinta che la tecnica non può andare da sola, non è questa, diciamo, mano smithiana invisibile, deve essere regolata dal diritto, come più volte abbiamo qui sentito. E come diceva, mi sono segnato un appunto che mi è piaciuto molto, di Gaetano Azzeriti, la partecipazione attraverso la rete è uno dei fronti esposti, uno dei nuovi fronti del diritto costituzionale. E poi Massimo Villone diceva che tecnica e politica era il punto sul quale avevo centrato il libro. È vero, io aggiungerei una terza punta: tecnica, diritto e mercato, come aveva detto prima Antonio Nicita. Perché? Perché ora io sto studiando un nuovo tema e alcuni della cattedra mia stanno studiando questo nuovo tema dei big data, cioè di queste aggregazioni di dati dai quali che intrecciano una serie di diritti, non solo però soltanto diritti economici. Qua si pone il problema se chi possiede Big Data sia già in posizione dominante, ipso iure, o debba essere accertata questa dominanza ai fini poi dell'applicazione di regole tutte ancora da scrivere. Ma io vedo una forte connessione tra il possesso di dati che consente al soggetto di dominare il mercato e il possesso di dati che consente o dovrebbe consentire a ciascuno di noi in un futuro immediato, ecco, mi riaggancio all'idea di Gaetano, una partecipazione, io dico consapevole, in rete, perché la Corte Costituzionale ci ricorda che votare significa scegliere e per scegliere bisogna conoscere. E allora questi dati che,
in realtà sono nostri, perché siamo noi che li diamo alle pubbliche amministrazioni o agli operatori, a noi devono ritornare, che ne dica la legislazione italiana in corso, che sembra aver inteso proprio l'opposto. E perché devono tornare a noi? È perché noi, grazie a quei dati, possiamo essere cittadini consapevoli. Ecco perché io vedo a tre punte: tecnica, politica e mercato, e anche le forti caratterizzazioni delle diverse libertà fondamentali, il 21 e il 48 da un lato e l'iniziativa economica dall'altra. Forse in rete queste forti, diciamo, differenze iniziano ad annebbiarsi, perché come colui che dispone dei dati si trova già in posizione dominante, versa in una posizione di presunta dominanza, ma questo lo dobbiamo ancora studiare. Però comunque ha un potere che colui che i dati non ha, non ha. E parimenti, chi possiede i dati può giudicare l'operato pubblico e può esercitare una partecipazione consapevole. Vedete dunque che le antiche distinzioni tra libertà positive e negative, beh, forse in rete iniziano a sfumare, a mescolarsi. E quindi vedo in questo una nuova frontiera, insomma, un nuovo argomento sul quale è bello, insomma, indagare, interrogarci. E niente, volevo ringraziare ovviamente tutto il pubblico, e in modo particolare il parterre che è qui, e in modo particolarissimo questo nutrito gruppo di studenti della Federico II che ha ben pensato di venire qua e che ovviamente a me ha fatto piacere. Grazie.